sempre Agios Petros. Stavolta siamo andati sulla parte più lontana dal parcheggio della spiaggia. Quindi prima di pranzo ci eravamo sistemati là, più o meno vicino con le persone in piedi o comunque alla fine degli ombrelloni. Dopo mangiato abbiamo deciso di venire da questo lato, giusto per vedere com'era. E quindi sempre spiaggia di sassettini. Qua non c'è meno sabbia che di là forse. La sabbia è dietro, non è sulla spiaggia. Poi c'è questo angolino che potrebbe essere bellissimo, purtroppo è pieno di alghe, come potete vedere. Questo deve essere stupendo, però la spiaggia è piena di alghe, che mi lascia pensare o in questi 4 giorni ne portate qua una marea, o se no un posto dove normalmente ci sono le alghe. Non posso andare oltre perché non ho i sandali adatti. Dietro con lo sperone di roccia lì, più là, là in fondo ci vedono delle auto parcheggiate, forse si riescono a vedere là sopra. C'è l'altra spiaggettina dove siamo stati pochi minuti fa, però essendo troppo affollata abbiamo deciso di venire via. Quindi questa qui è la baia, direi, non so se è giusto chiamarla così, comunque penso che sia la baia di Agios Petros. Poi non è la baia, sono solo le spiagge, non lo so. No, le spiagge hanno altri nomi che vi ho detto forse prima. E qui dietro c'è questi pini molto bassi, Umaki mediterranea, a coronare di verde questo azzurro bellissimo del cielo.